Bene, una specie di noir, eh? Eh beh, sì, con dei risvolti però ironici, diciamo. Sì, perché poi c'è questo ritorno alla fine. Esatto, sì. Per quale ragione, così il pubblico se lo spiega, cioè... Perché sì, il corto, diciamo, ha una sua struttura temporale molto così articolata, per cui si parte dal punto di vista del benzinaio, che sente questa presenza che arriva fuori dalla finestra, eccetera, incontra questa signora e poi noi in realtà ripartiamo da molto prima per raccontare quello che succede poi nel momento di questo incontro. In realtà davanti a lui non c'è la signora, ma c'è il suo mostro, colui che gli ha amputato le dita, quindi il suo cerimo nemico. E... presentami alcuni compagni della tua. Il benzinaio Nicola Nocella. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Grazie. Infortunato, ma bravissimo. La mano ce l'ha. Benemino Marcone, il mostro. Antonella Rossi, aiuto regia. Agostino Bertucci, direttore della fotografia. Allora, quanto è bello. Maria Valerio, la montatrice. Michelangelo Gelorini alle spalle con Caro Benzina, la storia un po' noir, la benzina che aumenta, Mille Nabucodonosor, ricordate tutto. Mi dica la giuria che ha già visto i vostri, diciamo, lavori. La nostra grande giuria sta votando, già fatto. Vince Caro Benzina di Michelangelo Gelorini. Speriamo che sia. No, è una cosa bellissima. Miriam Leone ti sta accompagnando. Speriamo che grazie sia. Grazie alla giuria tutta, scusami. Che sia la prima di tante vittorie per ecco tutti quanti voi, ragazzi, del centro sperimentale. Grazie a tutti. Io vorrei adesso a questo punto chiamare qui in proscenio i nostri grandi ospiti. Giancarlo Giannini. Patrice Pat. Violante Placido. Pierfrancesco Favino, Stefania Sandrelli e la mia compagna da questa sera per la vita, Sabrina Impacciatore. Grazie al Centro Sperimentale, grazie a voi per essere venuti, grazie veramente. Violante, Pierfrancesco, Stefania, Caterina, Giancarlo, anche tu Miriam, complimenti a te.